Sarà l'amore che dava, solo a guardarla, solo il sorriso, perché aveva un sorriso, era speciale. Sempre con quel sorriso, non so se fu fatta ici, sembrava sempre ridendo. Che bel carattere, guardi. Quando era partito, ogni volta che veniva a salutare mamma lo doveva dire. Si, chissà che cosa gli è sembrato questo, che l'hanno accompagnata quando è partito la prima volta. E io ero in braccio a mamma ed era quell'età, 2 anni avevo. Lui era partito a settembre e io dovevo compiere 2 anni a dicembre. Era un orgoglio anche per il paese. Essere andato un ragazzo in convento che l'aveva accompagnato il padre e quindi era andato in convento. Ma poi la voce c'è dietro Baricello un giro. Poi nel frattempo cercava di coinvolgere anche dei ragazzi, si sentiva. E infatti i ragazzi del vicinato erano andati in convento, perché non c'erano rimaste, ma comunque ci avevano tentato. A Cervere lo ricordo così, un ragazzino vestito sempre da fraticello, tutto fare, sempre contento però, e sempre semplice. La prima volta che mi ricordo io di Fra Lorenzo era la prima volta forse che era venuto da... non era in Sardegna allora. E noi siamo mamma e eravamo vicini, proprio vicini di casa, dove abitavo io, dove abita Antonello Pinna adesso. Io sono nata lì. Quindi appena arrivato Fra Lorenzo siamo andati a salutarlo. A me mi ha riempito una mano di medagliette e cose, perché ero la piccolina del vicinato per loro là, perché non c'erano le femminucce neanche lì. Ero l'unica io di queste due famiglie di Pinna. E poi mi ricordo i giorni quando era rimasta a casa della mamma, che erano venute tanta gente, i parenti di Montigi, di zia Clelia. Veniva come una processione, venendo a vedere a Fra Lorenzo. In quel periodo, no, che io ragazzina, perché ero 14, 13, non so che giorno, che anno era tornato, la prima volta che era venuto dopo frate. Andavano, sì, perché gioivano. Quando zia Grelia si lamentava in bigiano e accanto a bel Lorenzo, tutto il paese in rivoluzione a trovarlo, perché lui se no si metteva nel cancello e aspettava le visite. Lui a noi ci raccontava che lui aveva ricevuto nel sogno. Lui, mentre dormiva, era venuto a casa, questo mi ricordo, ci ha detto: «Oh, zia Maria, non ho testa, mi sei altro mio, metti voi, dottor influenzato». A tutto il mondo, tutto proprio a luce, ma la manna, e proprio la nostra signora. Ed io mi sei a tontano, non sono stato capace di andare via, cosa che mi si narrava a noi. Che ha fatto male, vero zia Maria? No, non ha fatto male, tu gli aspettavo. Su che di te piannai, sa Madonna. Non ha di trevenio, poi non disturbare, su che di te piannai. Fu dispettendo, su che di te piannai, sa Madonna. Ma mi sa spiegare a me? Sì, ma ascolta, fu di suo sonno, fu trovo mio, messo mio padre in Francia. E fu venuto a zia Maria, non ci devo contare una cosa. Vuoi bene che si devo contare una cosa. E da capitano. Da poi fatto male, vero, se Maria non rimedio fosse,
a problema nostro se no, mica stiamo. E io non sono stata capace di andare via. Fu di lui sul modo suo. O via, che non che diverse che gli ha fatto, ma che non gli ha domandato e ti ho via. Gli ha detto, sì, sì, che mi ha immaginato, vada tranquilla. Chissà Madonna via con qualcosa di lui, ti ha no. Poi non che ti si fu da parita, può ti confortare. Come sta mentendo, devi lavorare. Tu devi stare sempre fisso. Casa Madonna, ti vuoi bene, la mamma. Mm-hmm. Vada tranquillo, che andrà a ripassare. Banzo, con via da andare. Devi chiedere dove da andare anche quello. Ci invitava zia Grelia, che c'era la proiezione di un film. Veniva Lorenzo, lei gioiosa, però sempre, l'ho detto prima, con una modestia e una semplicità questa femmina scedata, tutta premurosa, quando ha incominciato a venire con il proiettatorio, te di Nantes. Proiettore. Il proiettore, si dice. E avvertiva zia Grelia, no? E vabbè, Lorenzo, non cadeva, ti vai sul cinema. E si diceva, sul cinema, non si... Il film non lo conoscevamo, sul cinema. E come dove si... lo facevano? E lei, loro avevano un loggiato, no, Gustavi, rettangolare. Come entravamo, era un cortile grande, alla sinistra c'erano tutti il pagliaio e il locale dove mangiavano e dormivano i buoi, no, a sinistra. Poi c'erano le casette con il maiale. E poi c'era tutta la veranda chiusa con una ringhiera di ferro ed era messo così. Noi come entravamo ed era lungo. Non mi fa meraviglia che anche il nostro, quando io sono cresciuto, ho conosciuto tutto. A casa mia, anche mio padre aveva fatto una bella veranda. E quindi zia Grelia è venuta obbligata a prepararmi, c'era lo spazio. Ma quando andavamo tra grandi e piccoli, superavamo le 40 persone a vedere il film che proiettavano. Invece noi, tutta in tribolazione, appena che nonna Clelia ci dava l'annuncio, era festa per... e tutta la gente, oltre 40 persone, lì si preparava, non so come, per poterli accomodare a tutti, ad essere seduti, no, ma non era possibile, poverina, accontentare a tutti. E poi gli uomini, soprattutto persone anche adulte, non solo per i ragazzi, no? Si appoggiavano alla ringhiera così e lo guardavano, il film, no? Ed era sempre cose di convento, no? Però piaceva. Il nonno di Fra Lorenzo era fratello di mio nonno, dei Pina, erano fratelli loro, i nonni, i nostri nonni. Io la casa me la ricordo anche entrando, se mamma entrava a prendere acqua, avevamo una porta dove c'era un cavallo nostro che si apriva e entrava a casa di zia Clelia, di Fra Lorenzo. E si pescava l'acqua, perché noi non avevamo pozzo a casa. Prima facevano questi pozzi in comune, due famiglie entravano e prendevano l'acqua. E mi ricordo che io se entravo con mamma, perché di prendere acqua dal pozzo non me lo ricordo mai, io specialmente, forse entravo quando ero piccolina con mamma e vedevo, sapevo com'era la casa e... Perché Fra Lorenzo avevano, zia Clelia aveva la camera da letto affiancata alla camera da letto della nostra casa, quindi siamo nati quasi vicini anche, non nella stessa stanza, comunque vicini. No. Ma con noi zia Clelia era abbastanza... E Fra Lorenzo per mamma era uno di casa. Il fidanzamento di Antonio era una festa meravigliosa quando eravamo andati a casa di tua nonna, no? E poi zia Clelia facendo fretta e fretta, ma non ve le aveva rotto una bottiglia.
Quello sì, perché era tutto preoccupata che gli era rotta questa bottiglia di un liquore. L'avevi sentita qualche volta? Beh, altre cose no, però era troppo contenta perché l'avevano aiutata questa zia, la moglie, la nonna di Antonietta, la mamma di Antonietta, mia mamma, altri parenti mi sembra di no, dei Pina. Ma più dei Pina però se erano loro due, mia mamma e mio babbo e zio Giovannino Pina. Io ero una sorellina, non ero altro per loro, per tutti era così. Per tutti e tre. Difatti abbiamo battezzato un figlio di Gisberto, anche Renato l'abbiamo battezzato noi quando mi sono fidanzata. No, siamo rimasti sempre, no, abbastanza. No, per Geclelia quando è morta lei me le ricordo che era a casa, era come fosse morta una di casa con mia mamma. Mia mamma è questa, la nonna di Mondo Ibela, di quelli, lo stesso. Perché facevano tutte le cose, c'erano gli altri parenti anche, ma non erano vicini e non erano come erano mamma con questa, ma con mamma come fossero sorelle. Era e questo Tonino Suentu era un ragazzo e è uscito da casa sua, di solito venivano a casa mia, che io avevo un fratello che era la stessa età e erano amici fino a quando sono morti, sono stati sempre amici. Lui era seduto, si sedevano in questa pietra lunga che c'era, vedete che c'è là a casa di Antonella, perché era a fianco, proprio di fronte alla nostra casa dove abita Antonella, una pietra lunga così era. Dall'altra parte c'è una pietra piccolina, sempre messa, lì mi sedevo io molto spesso. E Tonino, e il giorno è uscito fra Lorenzo e c'era Tonino lì fuori e la pietra era buttata in terra. E fra Lorenzo ha chiesto, chi l'ha buttata questa pietra? E Suentu. È partito da lì, Tonino Suentu. E fra Lorenzo, io l'ho sentito tante volte dicendo che gli dispiaceva moltissimo, che lo chiamano dappertutto, dove lui faceva il muratore e viaggiava per lavorare, andavano non so dove, Sardegna. E lo chiamavano tutto, tuttora, quest'estate, le figlie. Forse tu gliel'avevi detto a una, Luisa Suentu, e poi avevi chiesto scusa, ah, no, non mi dispiace a chiamarvi Antonino Suentu. E l'hanno chiamato sempre così, e alle figlie lo stesso. Il padre di Fra Lorenzo, un uomo amistoso, naraoso. Amistoso, era sempre al tempo, specialmente nell'estate, quando riposavano i contadini, avevano raccolto, usciva in paese, al rientro passava sempre in questa strada, lì di fronte c'era un portone, che c'era un uomo anziano, e aveva tutte le sedie sotto il portone. Ogni uomo come passava si fermava, e lui, il padre di Fra Lorenzo proprio, si fermava sempre e ragionava, poi fu di... era socievole. Quando passava sempre col giornale in mano, dava le notizie, si commentava con gli altri vecchietti. Siamo arrivati un altro, però se vedete adesso, uns 30 anni fa, che portavamo un giornale, una pallina, ma che non c'è da voi? Non crescete, non diminuite, sempre in modo.
E devo dire no, benvenuto, non nasce la sette, come non ha mania a salute, e di no, benvenuto, benvenuto, non sa te qualcosa di mi fa espressi questa cosa. Cioè se pensi a Eugenio, parla tranquillo, tra un momento dopo la medicina, posto tu, sparisce, ma non intendo nulla, sparisce, sparisce. Io sono andato mille volte, mille per dire mille che sono troppo, ma 10-12 volte siamo andati a Agnese lì, per l'uno o per l'altro, per me personalmente, praticamente in farmacia non c'erano, mi dicevo Gonon, Sadros e tutto, no? E poi tutti il mondo, Lorenzo, compreso mia sorella che aveva il figlio malato, e lui andava sempre lì, ma l'accompagnava il marito. E poi da questo è successo a me quando sono andato in pensione, addirittura mi avevano detto attenzione per la pensione, manca fuori la porta a 15 anni, mi è piaciuto un uomo, ma il dottor Marco aveva 41 anni, gli ha fatto un brumavi che è mio. Comunque, sono passati 30 anni e passa tutto questo che sto dicendo io da me, di Fra Lorenzo. Si andava, si ritornava, e se ne parlava con i ragazzi anche noi, perché si sapeva. Mi aveva uscito una cosa come una pallina nera qui, quando ero ragazzina, incominciando a lavorare anche perché non potevo neanche lavare la roba, allora si lavava e aiutava mamma. E mi era gonfiato qui e questa pallina e mamma mi aveva detto e adesso che viene Fra Lorenzo li facciamo vedere. Siamo andati a farla vedere Fra Lorenzo e mi ha detto venite a Cagliari, le porti a Cagliari e glielo brucio. Dopo giorni io non me ne sono neanche accorta, è sparita e mamma diceva e le preghiere di Fra Lorenzo sono quelle. E poi un altro particolare, sono andata 50 anni fa questo è, perché Massimo ha compiuto 55 a ieri e io sono andata a Cagliari a una visita e è venuta anche mamma perché aveva Massimo piccolino, non l'aveva ancora svezzato, quindi non poteva restare con nonna Cucu qui con i fratelli. Ed è venuta mamma a accompagnarmi ed era nel viale Fregnazio questo medico e mamma dopo che abbiamo parlato col medico gli ha detto dai adesso andiamo a vedere Fra Lorenzo e siamo andati a vedere Fra Lorenzo, c'era gente in una stanzina aspettando, una signora specialmente che me la ricordo sempre e ha chiesto, anche loro sono venuti a parlare a Fra Lorenzo e mamma gli ha detto sì, ma lo conoscono già e mamma, e siamo anche parenti, abitiamo vicini di casa, siamo vicini di casa anche. Si è alzata questa donna che gli ha detto che era parente di Fra Lorenzo, ma io penso 55 anni, non è che sia poco, era già da allora Fra Lorenzo amato. Perché questa donna si è alzata e è andata abbracciata a mamma e l'ha tutta accarezzata che era parente di Fra Lorenzo. Ma è una cosa, questo me lo ricordo sempre e lo dico, forse mi hanno già stufato di sentirlo. Bene, bene, ricordo Fra Lorenzo a giro dal 65 al 70, 75 perché avevamo la necessità di avere il babbo malato e andavo un fratello maggiore a Cagliari per chiedere delle medicine perché c'era la fama che lui dava le medicine e non solo le medicine, ma faceva tanti piaceri. Se uno aveva uno ammalato in casa, se le serviva come oggi i lettini, oggi si va e si dà la mutua, ma allora si ricorreva a lui perché da lui si trovava tutto, tutto. Questa era la fama di Fra Lorenzo. Era di un animo pulitissimo, parlava come un angelo con tutti. E il conforto che ti dava, il modo
di confortarti, come dovevi affrontare la vita, chi andava a chiedere, che aveva una famiglia numerosa e bisognosa di tutto, lui cercava di accomodare con quel poco che poteva fare. Però era disponibilissimo e riusciva a confortarla una persona con qualsiasi dispiacere avesse. No, era nella bocca di tutti in Sardegna, lo volevano bene tutti e dicevano un bene matto di Fra Lorenzo. Io, quando si andava a scuola, si rimaneva fuori in cortile, tutti, chi era in prima, chi era in seconda, chi era in quinta, e praticamente si facilitava tutti quelli che dovevamo entrare, e poi non abbiamo dato io a fare il suo compito, quindi hanno rabbuffato, non potevano mangiare, no? E Don Lorenzo fu di... insomma, entrava sempre in... Non che sembrava un ragazzo che non voleva frequentare gli altri, no, ma si vedeva, era leggermente timido nelle uscite, nelle andare, era più riservato e più tutto. Specialmente che noi eravamo più piccoli, ma i più piccoli c'eravano nubi quando andare a De Bruso, a Cantavichi, che non è. Era disegnato a fare quello, a essere fuori della società, e si vedeva proprio che l'intenzione sua era quella, ma questa vista d'occhio di tutti. Io sto dicendo questo, non che sapessi che faceva questa vita, ma perché a distanza di tempo si è riflesso che ed era proprio intenzionato a riservarsi, perché voleva fare questo, anche per uno che non lo conosceva.